anche se fuori il mondo parla per noi, per me. Innanzitutto Steph, complimenti, davvero tanti tanti complimenti. Come sono andate queste prime serate con il Power of Three? Belle, bellissimo. Ogni serata c'è una cosa che è nato di nuovo. Stasera c'è un po' di jams che è venuto così, è stato molto bello perché c'è un feeling tra io e Billy e Juan insieme che è nato qualcosa stasera anche di nuovo, anche nuovo. Allora ogni sera è così che siamo liberi a fare qualcosa che vogliamo fare. Com'è la sensazione di suonare in club, in locali più piccoli, con la gente più vicina? Che no, è bello, e quello è dove siamo nati noi, you know, questi sono i posti belli a suonare, you know, vicino alla gente. E c'è un bel feeling, you know, così. È molto bello, piacciamo tanto. Poi ti sono venuti tanti amici anche a trovare questa sera. Sì, a Bologna è like, un posto che sono stato tanto anni, you know, tanto tempo qui a Bologna. C'erano i miei amici di Vasco, there was, you know, Andrea and Vito, and c'era Federico Poggipollini and altri ragazzi di Ligabue and anche fonici, musicisti e fonici che ha lavorato tanto a Bologna, sono amici tanti. Ci sono venuti a trovarti. Il mio italiano, mamma mia, stasera parlo male, però mi capisci, vero? Grazie. No, ti capiamo, e poi soprattutto lo capisci molto bene l'italiano, perché magari, ok, nel parlare è una lingua sicuramente che ha le sue difficoltà, però anche l'altra volta quando hai fatto la conferenza stampa del Power of Three a Milano, proprio, cioè, capisci tutto quanto. E dipende che ore sono, adesso quello era 6 nella sera, adesso sono le 1 o 2, non lo so, è un po' più difficile, però devo imparare a fare meglio, allora io ho deciso a migliorare il mio italiano da oggi. Quindi cerchiamo un insegnante di italiano per Steph. Devo fare tutte le parole piccole che sono giusti a dire, invece di parlo come io sono qui con, you know, devo migliorare, basta. Io ho notato davvero una cosa, vi divertite davvero tanto sul palco, cioè proprio traspare, cioè a guardarvi giù dal palco proprio si vede, perché giocate con le canzoni, giocate con i riff, vi rincorrete, vi prendete. No, per me musica è così, musica, anche stare con la gente è così, quando sono con amici sono così, quando sono a palco sono così, io mi diverto al palco anche nella vita, allora, e musica per me è così, you know. È bello quando è seria, però è troppo divertente, allora gioco. Magari un po' troppo qualche volta, però no.
Guarda, davvero è stato un bellissimo concerto. Ma chi è venuto in mente l'idea del Power of Three? Di fare questo progetto? È inizio che è nato in un modo strano. All'inizio volevo fare con il mio gruppo che sto facendo, SBG, Steph Burns Group, è un nuovo disco, ma non era pronto per fare un tour. Allora volevo suonare, fare qualcosa. Allora Alberto ha detto, perché non fai qualcosa con Billy Sheehan? Se, ma sarebbe una figata se lui è libero. Lui è uno che ho sentito da anni, volevo sempre suonare con Billy e sono fortunato che lui è libero. Allora abbiamo solo andato alla prova e vediamo come andare, you know, quali pezzi che facciamo, e abbiamo deciso a quel momento lì. Quindi non avete una scaletta durante la serata? No, solo alle prove abbiamo messo insieme la scaletta lì. Tanti pezzi, conosci questo, anche al soundcheck abbiamo aggiunto un'altra cosa, così. Ma pensi che farete a parte il tuo album, che quindi è in lavorazione, il tuo album personale? Sì, quello sarebbe quest'anno sicuramente, è quasi finito. Però sì, con questo progetto magari, chissà, dobbiamo solo andare in studio e suonare e vediamo cosa succederà. Secondo me sarebbe una cosa molto bella. Lasciandovi andare, via, accendi il registratore, magari... Può essere anche così, magari sistemiamo un po' di più, però lascia le cose più libero, come dici tu, a fare quello che nasce, se magari tu capture, we say like, prendere un jam che diventa una cosa così. Yeah. Vediamo, può essere qualsiasi cosa, però sicuramente divertente. C'è una domanda un po' tecnica, ma proprio a tuo avviso oggi si suona molto con il click, tutti quanti a tempo, è così importante andare sempre a click, oppure se suoni assieme è anche bello, se magari il tempo, cioè seguire quello che è l'istinto? È tutto e due, assolutamente dipende di che tipo di musica stai facendo, e se tu stai facendo musica dance o musica pop o musica che è importante, devi usare un click, così non hai sempre lo stesso tempo, è importante. Però se tu vuoi fare rock and roll o qualsiasi cosa diversa, sì, a me piace personalmente quando c'è un po' di movimento così, perché magari un ritornello può essere un'energia più alta, anche il tempo puoi alzare. Poi se tu fai un po' di... è come respirare, dinamiche non solo volume ma anche il tempo, yeah. Un po' in momenti giusti, se non è giusto non è un po' fastidioso, però se fai in momenti giusti con gusto è una bella cosa, movimento di tempo. Quante ore ti devi scaldare con la chitarra o ormai hai raggiunto una tranquillità? Faccio un po', prima di tour faccio molto di più, ogni giorno un paio di ore, però c'era stato tempo quando c'era, like, una volta, c'era stato 2 settimane che non ho toccato la chitarra, e quello è grave, ogni tanto c'è momenti così. Poi quando c'è qualcosa di provare o tour o disco, io faccio molto di più. Ok. Quando sono in studio sto suonando per 10 ore al giorno. So, è un tour, you know, è anche, you know, provare al palco. Ti faccio, ok, l'ultima cosa, poi dopo ti lasciamo che appunto siamo a fine serata e ti ringrazio per questa chiacchierata. Alcuni nomi. Se ti dico Wes Montgomery... È un idolo mio. Mostruoso. Larry Carton. Quello che ho appena cantato era bellissimo. Tu non sapete, voi non sapete che... Larry Carlton is another one. I love Larry Carlton. Yeah, avevo tutti I dischi fine degli anni 70, anni 80 ero immerso di Larry Carlton. Sì. Lee Ritenour. Yeah. Okay, come se...
per lui meno, per dire la verità, meno, c'è un po' di pezzi che mi è piaciuto in quel periodo lì, però non è andato dentro per qualche motivo, leave it or not. Le due, per rock music, le due day. As Jimi Hendrix and Jeff Beck. Jimi Hendrix and Jeff Beck per me erano questi di rock. Poi, for tante altre cose, I mean, for blues, there was B.B. King and Albert King, and then Stevie Ray Vaughan came and fatto un'altra cosa. Poi, Robin Ford is another one for me that's one of the best, you know, with so much heart and so much feeling in his playing that I'm a huge fan. E della musica italiana invece quale artista o quale band o ci trovi qualcosa? Io sono nato qui con Vasco, lo conosco bene, più bello Vasco, amo Vasco, per la musica italiana è number one. E dopo questo è quello che vedo, conosciuto un po' di ragazzi e poi vedo in TV. Mi piace Jovanotti molto. And Elio e le storie tese. And other things that I see che non mi ricordo adesso, però. Comunque l'ascolti la musica italiana. Parte di The Classic, per esempio, Pavarotti, you know. I like Pavarotti a lot, and I like also un altro che I was listening to the other day. No. It was Battisti. Ah, Battisti. Sì, and I'm listening to these le cambi, le cose molto molto divertente. It was really was like si vede che è un musicista che ha fatto una cosa importante in quello che sì, mi è piaciuto. È un po' Beatles, ho sentito un po' di cose che erano più in gli anni 60, 70, che era molto bello. Va bene. Giorgio Gaber. Sì, io non mi sento italiano, ma per fortuna, purtroppo, io sono... Purtroppo lo so. When I heard that song, I went, wow, this is interesting. It's un po' di misto di Bob Dylan and Leonard Cohen and appena cominciato a sentire, a capire la lingua italiana. And so queste parole ho capito, wow, questo era bello. Perché appunto noi abbiamo avuto questa forte tradizione di cantautori, cioè di gente che appunto scriveva, ma non stava tanto a pensare alla musica, ma più alle parole. Quindi spesso sono uscite delle cose interessanti, proprio Guccini, appunto Gaber, De André, sono tutti... Sì, adesso di più, all'inizio era... È tutta un'altra lingua. adesso sto imparando di più. Anche la musica di Vasco diventa anche più bello in questi anni, perché adesso capito più le parole. Mamma mia. Ok, grazie Steph. Grazie a te. Grazie a voi, ciao.
Anche se